c'è, no? C'è la campionessa, ce l'abbiamo ed è collegata da Barcellona, ma diventa addirittura un oggetto di culto, quindi un gioco, e forse l'elemento assieme al cinema e alla televisione più potente per far passare, come dire, un messaggio molto preciso, no? Quando addirittura diventa un gioco avere una campionessa di calcio e diventa una cosa con cui ognuno di noi può averne la materialità. Allora, anzitutto io penso che il calcio femminile sia sempre esistito e tutte le bambine hanno sempre amato giocare a calcio. Quello che diventa incredibile nel momento in cui hanno dei modelli da seguire, che possono essere Sara, le sue compagne, che poi sono state conosciute in Italia grazie ai mondiali, grazie a questo exploit, è che diventa proprio un simbolo, come dice lei. E le Barbie hanno dei simboli importantissimi durante tutta la loro storia, quindi sì, magari Sara dice era un gioco più da bambine, ma la verità è che la Barbie è una storia che va oltre il gioco, quindi è un gioco per le bimbe, ma noi ce le ricordiamo. Cioè, sono il cambiamento del costume. Assolutamente, hanno lanciato mode, sono le prime. Io per esempio faccio un esempio, da bambina mia madre, io volevo la Barbie, il contrario. Mia Barbie mi comprò la prima Barbie di colore. E io la Barbie la visualizzavo bionda con gli occhi azzurri. Cioè, lei mi diede un messaggio incredibile. Belle. È bellissima, di fatto. Vedi? È bellissimo questo simbolo. Perché questo tema, adesso parliamo è delle bambole. È un tema importantissimo. Questa bambola che ha le fattorie.